Presidente, sul memorandum con la Libia, ci spiega cosa intendono fare il governo? L'Italia chiederà delle modifiche, quindi un memorandum che ha posto le basi per una cooperazione per contrastare l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani e di gestire quindi meglio i flussi migratori non può essere gettato a mare, ma sicuramente ci sono ampi spazi per migliorarlo e alla luce anche di quello che è successo in questi anni per rimediare a qualche aspetto che non si è rivelato soddisfacente. Teniamo anche conto che un altro elemento che ci induce a sollecitare una rinegoziazione delle modifiche è il fatto che comunque c'è una situazione nuova in Libia, c'è un conflitto armato sul terreno. Presidente, a proposito di miglioramenti, più forze politiche chiedono di migliorare questa manovra che è ancora un cantiere aperto. Cantiere aperto direi proprio di no, siamo in dirittura finale evidentemente. Tenete conto che stiamo parlando di un disegno di legge e come sempre nelle migliori tradizioni poi approda in Parlamento, è anche giusto raccogliere qualche indicazione, qualche suggerimento da parte del Parlamento. Nel corso dell'iter parlamentare bisogna rispettarlo il Parlamento, bisogna rispettare i parlamentari, il lavoro che faranno in Commissione, e siamo disponibili a valutare qualsiasi buon suggerimento anche per migliorare questo impianto e il contenuto della manovra di bilancio. Quello che va detto è che nel complesso adesso circolano molte inesattezze, molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà. Questa è una manovra che non aumenta affatto la pressione fiscale complessiva ed è una manovra, vedete, adesso è facile dire tante cose, però agli italiani è inutile, come dire, affidarsi a delle efficaci narrazioni comunicative. Le bugie hanno le gambe corte. Gli italiani con gli italiani funziona da sempre così, come giusto che sia. Gli italiani vedranno se verrà abolito o meno il super ticket, se dovranno pagarlo ancora o a un certo punto verrà tolto. I dipendenti, i lavoratori dipendenti vedranno se in busta paga ci sarà qualche soldo in più o meno. Non abbiamo promesso tantissimi soldi, qualche decina di euro. Le partite IVA, quelle del 65, del sotto i 65 mila euro, vedranno se è stato confermato o meno il regime forfettario, aliquota al 15% o meno. Chi paga un affitto concordato vedrà se è stata la cedolare portata al 10%, doveva arrivare al 15% e via discorrendo. Ci sono alcune tassazioni specifiche, mirate, sono state valutate e rivalutate. Riguarda ad esempio la produzione della plastica, perché vogliamo orientare quel sistema verso il biodegradabile. Così ancora qualche altra sugar tax, benissimo, stiamo parlando non di merendine, soltanto di bevande altamente zuccherate che fanno male ai nostri bambini, vogliamo bene o no ai nostri bambini? Poi per carità, se in Parlamento abbiamo il tempo anche per trovare misure di copertura alternativa, se le troveremo benissimo, però è una manovra fortemente redistributiva senza aumentare il carico fiscale. L'accordo, visto che ovviamente non ho l'accordo davanti, non conosco i dettagli e i contenuti. Quello che sicuramente come governo ci preme è che sia assicurato assolutamente la produttività in Italia e quindi la continuità aziendale qui in Italia. Se ci sono quindi delle economie di scala, ben vengano, se ne beneficeranno entrambi i gruppi. Ma l'importante, voglio dire, è che garantiamo il livello di occupazione e gli investimenti qui in Italia. Questo è quello che ci preme. Adesso non siamo riusciti a parlarci, c'è stato un contatto telefonico mancato, ci aggiorneremo con i vertici Fiat, con John Elkann e sicuramente conoscerò poi i dettagli di questa operazione. Fermo restando che è un'operazione di mercato, però il governo ovviamente non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante. Come giudica il fatto che la base è in Olanda? Questa è una decisione che è stata presa un po' di tempo fa. Io quello che posso dire è che l'ho detto, l'ho scritto in una lettera ufficiale a tutti, sia ai rappresentanti delle istituzioni europee, quando c'è stato in prossimità poi della competizione elettorale europea, l'indomani, ho scritto una lettera a tutti anche i miei omologhi e ho detto noi dobbiamo lavorare perché all'interno di uno spazio comune europeo non ci siano agevolazioni fiscali tali da rappresentare addirittura delle forme indirette di concorrenza sleale.
Quindi è chiaro che se in alcuni paesi c'è un tale dislivello per quanto riguarda il costo della manodopera, agevolazioni fiscali tali da creare uno svantaggio all'interno di quello che chiamiamo spazio unico, si creano delle sleali, delle disarmonie, delle scorrettezze addirittura sul piano concorrenziale. E forse, visto che parliamo del tema della concorrenza, un altro tema importante è quello, ho saputo che è stata aperta la procedura presso la Commissione Europea competente per quanto riguarda il progetto della nostra Fincantieri con Chantier dell'Atlantique. Quello che voglio dire è che anche questo è un tema che ho toccato dal punto di vista politico nel Consiglio Europeo in varie occasioni. Quando ragioniamo di concorrenza, attenzione, le regole sulla concorrenza le abbiamo formate, elaborate un po' di tempo fa, non c'era ancora la globalizzazione. Quindi quando si fanno queste valutazioni, questo è un elemento politico che porto alle riflessioni tecniche che sono di competenza della Commissione Europea. Dobbiamo tener conto che quando ragioniamo di giganti, ragioniamo anche di giganti che devono competere nello spazio globale. Se pensiamo soltanto al microcosmo europeo e non alla dimensione globale economica, rischiamo di svantaggiare i nostri competitor. Io credo molto in quel progetto, di rafforzamento della nostra cantieristica, intendo europea. Grazie.